ascoltato dal brano del Vangelo un interrogativo davvero centrale, centrale nella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, davvero centrale per la vita di Gesù e dei suoi amici, gli apostoli, i discepoli. Un interrogativo davvero centrale per noi, per la nostra vita. Potremmo anche dire, se noi siamo qui, in questa bella chiesa, radunati attorno alla mensa del Signore, in ascolto della parola del Signore, è perché vogliamo rispondere anche noi a questo interrogativo che Gesù ha posto ai suoi discepoli di allora e pone oggi in questa chiesa a ciascuno di noi personalmente. E questo interrogativo di Gesù, così centrale, avviene in un particolare contesto che il Vangelo ha subito evidenziato, è il contesto della preghiera. È come il respirare per la nostra vita. Se non si respira, non possiamo vivere. La preghiera è il respiro della vita cristiana, della vita secondo il progetto di Dio che si manifesta in Cristo Gesù. Solo nel contesto della preghiera noi possiamo ascoltare, noi possiamo rispondere. E dobbiamo favorire questo contesto della preghiera. Dobbiamo quindi anche uscire fuori dalla vita di tutti i giorni, dai discorsi della vita quotidiana, che certamente hanno anche la loro importanza, ma dobbiamo favorire la preghiera come ascolto, come silenzio, come raccoglimento. Anche il suono e il suono dell'organo può aiutarci a creare un contesto di preghiera per ascoltare la voce del Signore. Ma ascoltando la voce del Signore, ascoltiamo anche la voce della nostra coscienza, la voce di tutti noi che ci riconosciamo nella preghiera, figli di quel Dio che in Cristo Gesù è nostro Padre. Ecco l'importanza del pregare, ecco l'importanza del pregare insieme. Gesù era in preghiera e naturalmente erano in preghiera anche i suoi amici, gli apostoli. Ed ecco allora la domanda centrale, ma in preceduta questa domanda centrale, da una domanda di passaggio introduttiva in qualche modo all'insegnamento grande, alla rivelazione autentica che Gesù desidera svelare confidenzialmente ai suoi amici. Questa domanda iniziale l'abbiamo sentita: chi sono io secondo la gente? Si dice che il Signore Gesù voleva in qualche modo fare una sorta di sondaggio. No, credo che ci sia ben altro. Il Signore Gesù voleva, attraverso questa domanda, preparare il terreno perché i suoi amici potessero accogliere la domanda fondamentale. Ma soffermiamoci sulla risposta che i discepoli danno, perché proprio qui, in questo momento, in questa chiesa dedicata a Giovanni il Battista, assume un significato particolare. Pensate un po', nella risposta dei discepoli vi è appunto questo riferimento: Gesù è stimato e apprezzato dalla gente, e così apprezzato da essere in qualche modo confrontato con qualche profeta ben noto, ben conosciuto, come appunto Giovanni il Battista. La sua predicazione era ben nota anche la sua fine, per coerenza, per testimonianza, ecco il suo martirio. E la gente che in qualche modo era attenta alla parola del Signore, aveva ben riconosciuto
quel compito di preparare il terreno. Questo compito è stato svolto da Giovanni il Battista. E poi ancora Gesù viene confrontato ad Elia, il grande profeta, o a qualcuno degli antichi profeti. Quindi il popolo stesso riconosce nel Signore un inviato da Dio, possiamo dire. È già tanto, ma non è ancora sufficiente. Ci vuole la domanda finalmente centrale e personale: ma voi chi dite che io sia? Questa è la domanda fondamentale. Lo è in modo particolare per il contesto, abbiamo detto, della preghiera, certamente, ma c'è anche un altro aspetto del contesto che merita di essere evidenziato per cogliere l'importanza di questa domanda e poi anche della risposta degli apostoli e dell'insegnamento successivo di Gesù. È un contesto importante questo. Sta per iniziare il grande cammino di Gesù verso Gerusalemme. E Gesù sa bene che proprio in questo cammino verso Gerusalemme il contrasto tra la sua predicazione, il contrasto tra il volto di Dio che egli presenta e l'opinione importante degli anziani, dei sommi sacerdoti, degli scribi, il contrasto sarà drastico. Fino alla morte del Signore Gesù. E allora Gesù si chiede: ma questi miei amici saranno in grado di camminare con me fino a Gerusalemme, fino al Golgota? Davvero vivono la loro amicizia con me in profondità? Ecco, allora il senso di questa domanda e del successivo insegnamento di Gesù. La risposta di Pietro, pronto, subito, anche in questo caso: Signore, ma tu sei il Cristo di Dio, tu sei l'unto del Signore, tu sei il Messia, tu sei l'inviato dal Padre per noi, per introdurci nel mistero di Dio, per darci una mano per la nostra vita, per la nostra salvezza. È bella la professione dell'Apostolo Pietro. Le parole sono davvero corrette, giuste, il contenuto è vero ed autentico. E non è ancora sufficiente. Perché non basta professare la fede in modo corretto e giusto. La fede non è solo l'adesione a una verità, anche questo certamente, ma non solo questo. La fede è anche davvero amicizia, condivisione di vita. Se tu sei l'inviato da Dio, se tu sei il Cristo, se tu sei davvero il Messia, allora noi vogliamo davvero seguirti, camminare con te. Allora vogliamo davvero entrare in intimità nella tua vita, perché la tua vita sia in noi. Ecco, allora il senso dell'insegnamento del Signore Gesù, il quale dice: ecco, non manifestate pubblicamente la vostra professione di fede alla gente, perché forse potrebbe essere un motivo di illusione, se poi quella gente non è in grado di intraprendere il cammino con me. Non riferite tutto questo agli altri, perché il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere riprovato degli anziani, essere messo a morte, risorgere il terzo giorno. Il Signore Gesù dice: sì, davvero voi avete colto in me la mia identità. Io sono mandato dal Padre, questa è la missione che il Padre mi ha affidato e voglio svolgerla fino in fondo, per il bene vostro, per la vostra vita, per la vostra salvezza.